questo sicuramente si sta potenziando e in parte diciamo rilanciando con innovazioni. Questo è il programma che abbiamo avviato e che abbiamo ripreso da metà maggio, quando sono arrivato qui a Teramo, e che abbiamo in programma di ulteriormente sviluppare in previsione di quello che sarà un programma, ripeto, che renda attrattiva la sanità teramana, in particolare la cardiochirurgia, agli utenti abruzzesi e non. Qualche esempio? Per quanto riguarda la chirurgia tradizionale, patologie cardiache di pertinenza chirurgica, facciamo riferimento a patologie valvolari e a patologie coronariche. Quello che varia in questo tipo di chirurgia è l'accesso. Il risultato è identico, in quanto che la valvola può essere alternativamente riparata, è sempre meglio, questo lo si sa, o sostituita quando necessario, così come eventualmente l'aorta ascendente, così come eventualmente il confezionamento di bypass, questa è una parola magari è più nota, attraverso delle incisioni però ridotte, permette questo nuovo modo di approcciare la patologia e di risolverla sostanzialmente, permette un recupero più rapido del paziente, una riduzione fondamentalmente dei tempi di degenza, un recupero più solerte all'attività lavorativa e in fin dei conti un risparmio anche economico. Dottore, lei è abruzzese, che reparto ha trovato a Teramo, che ospedale ha trovato a Teramo? Ma io conoscevo, ho avuto, ripeto, in questo inserimento la fortuna di conoscere in parte i colleghi. Tengo presente che la chirurgia è un ambiente piuttosto limitato, per cui direttamente o indirettamente, ma io personalmente ci conosciamo tutti, però personalmente io invece avevo frequentato durante il corso di specializzazione a Roma la cardiologia di Teramo, che all'epoca, diciamo, io ho studiato al Gemelli, era attrattiva per chiunque, fondamentalmente lo è tuttora. All'epoca d'oro io ho avuto l'opportunità di veder lavorare, perché non ero in grado di fare nulla all'epoca, come è normale che sia, diciamo così, e veder lavorare dei chirurghi in gambissima, bravissimi, dei fuoriclassi come il dottor Mazzola, Alessandro Mazzola, che ho la fortuna di avere tra gli amici, e il dottor Gregorini, così come gran parte ancora dell'equipe, sfortunatamente per noi tutti, più vecchia, più anziana, ancora in servizio. A loro devo parte del mio percorso professionale, perché grazie ai loro consigli ho trovato la mia strada, e questa è la verità, ed è un tributo necessario, oltre che di amicizia, di riconoscenza nei loro confronti. Quello che è stato nuovo, una sorpresa piacevolissima, invece è il personale sanitario, che onestamente mi ha accolto, diciamo, siccome non pensavo, diciamo, di neanche immaginare, diciamo così, la cosa mi commuove anche, e ripeto, l'ho detto, rinunciando anche durante il periodo estivo, che è un periodo particolarmente, diciamo, oneroso per quanto riguarda il carico di lavoro, in considerazione delle assenze per le ferie necessarie e dovute, rinunciare a parte delle loro ferie. Questo, diciamo, è stato, diciamo, un omaggio importante.